Sin da quando Thomas, la locomotiva a vapore, è arrivato sull'isola di Sodor, ha sempre desiderato poter girare il mondo. E un giorno ebbe la sua occasione. Il trenino Thomas si rende utile in tutto il mondo. Thomas arriva in Francia. Thomas stava portando dei vagoni passeggeri da Marsiglia, nel sud della Francia, fino alla capitale, Parigi, nel nord. Thomas era molto contento. Pensava che la Francia fosse bellissima. «Aspetta di vedere Parigi», gli disse un turista. «Ci sono alcuni monumenti favolosi. C'è l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, la Cattedrale di Notre Dame. E il Museo d'Orsay, in origine, era una stazione ferroviaria. Ti piacerà moltissimo». Thomas si stava godendo il viaggio attraverso la campagna francese, ma i suoi passeggeri sembravano molto più emozionati di arrivare finalmente a Parigi. «Aspetta di vedere Parigi! Ci sono opere d'arte fantastiche! Ogni mattina i pittori preparano i loro cavalletti e dipingono splendide vedute della città». Thomas era molto contento quando raggiunse la sua destinazione, la città di Parigi. La stazione era imponente, ma poi ci fu un problema. «Per i carboni ardenti», disse Thomas, «non riuscirò a vedere nessun monumento famoso da qui». «Ma riesco a vedere un artista», disse Thomas. «Mi chiedo che cosa stia dipingendo». L'artista stava ritraendo delle scene nella stazione, ma fu felice di mostrare a Thomas le sue opere. «L'Arc de Triomphe de l'Étoile», disse l'artista. «La Tour Eiffel». «E Notre Dame de Paris». Così Thomas riuscì a vedere alcuni dei monumenti più famosi di Parigi e pensava che i quadri dell'artista fossero fantastic. Ma la pittrice aveva un'altra sorpresa. «E voilà!» gli disse. E così Thomas riuscì ad entrare anche in un'opera d'arte.